Alcuni punti per una buona comunicazione. In primis, saper ascoltare è fondamentale, importante. Secondo punto, quando la persona, l'interlocutore, ha finito di esprimere la sua conversazione, il suo dialogo, a quel punto è il turno dell'altra persona, quindi così fluisce bene il dialogo e il discorso. È molto importante quindi ascoltare. Terzo punto, creare un clima di rispetto e di molta attenzione, perché solo così poi l'altro, il dialogo fluisce bene, perché si comprende e si può comprendere al 100% cosa sta dicendo l'altra persona, e quindi è più bello, c'è più armonia, sincronia, è una bella. Lui c'è una bella energia anche. Quarto punto, non alzare la voce, deve essere il tono della voce nella frequenza giusta, con le pause giuste, con il tono giusto, con l'eleganza giusta. È molto importante creare una buona comunicazione in questo senso, perché creare un bel dialogo sarà sicuramente molto piacevole, poter fomentare una bella relazione, una bella comunicazione di elevato livello professionale in qualsiasi ambito, in qualsiasi campo e in qualsiasi situazione, anche nell'ambiente familiare e ovunque. Quinto punto, una volta che si è concluso il dialogo, lasciare un clima aperto, quindi dialogare anche con un sorriso, creare questa empatia, questa situazione amichevole, perché il sorriso è importante e veramente si rafforza, direi, la relazione di qualsiasi tipo che sia, lavorativo, di business, di comunicazione, in qualsiasi campo, come coach di comunicazione, come comunicazione di ambito professionale, accademico. Insomma, in tutti questi livelli, in tutti questi ambiti della relazione. Bene, concluso questi aspetti importanti della comunicazione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci, ciao.